Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightbar. Come vedete sul piano di lavoro c'è una scritta che va subito a significare quello di cui andrò a parlare, cioè della versione Lightbar 1.4.02 che è stata rilasciata da qualche giorno in versione beta pubblica e la potete scaricare. È una beta, quindi non è ancora definitiva, potrebbe cambiare qualcosa. Dopo la sigla vi dirò cosa c'è di nuovo in questa, diciamo, in questa versione. Allora, in questa versione grandi novità non ce ne sono, ve lo dico subito perché non voglio creare delle aspettative. Ora, la prima che non è una vera e propria novità è stato il ripristino, e lo vediamo qui in taglia livelli, delle diciture in italiano per quanto riguarda i livelli. Quindi, come vedete, io qua ho attiva sul piano di lavoro il livello 02, che è quello rosso, ed è riempito, come lo vedete, in questa, diciamo proprio dalla scritta, e qui nella scheda dei livelli ce l'ho scritto in italiano. Quindi siamo ritornati come eravamo alla versione da 0.9, quando ho iniziato io, forse ho iniziato anche qualcosa prima, alla 1.0, poi con la 1.1 non so perché le traduzioni non sono state più fatte completamente. Adesso hanno, si vede, ripescato in qualche cassetto che c'era anche una traduzione dei livelli e l'hanno riesumata. Infatti vede che c'è riempimento o linea. Non è una grande novità questa, però vabbè, è giusto che vi dica che ci sia anche questa, perché magari dice, oh, cosa è successo? Niente, non succede niente, hanno solo ripristinato una vecchia traduzione. L'altra cosa che vi voglio far vedere è quella che è effettivamente è una cosa un pochino nuova, utilità a mio avviso scarsa, anche perché pochi utilizzano questo strumento, e parlo delle Art Library. Adesso tolgo la webcam che mi inquadra nell'angolo basso a destra, perché voglio farvi vedere la finestra delle Art Library, che solitamente è posizionata dove ce l'ho io. Ecco, come vedete, io ho qua sulla diciamo una serie di mie Art Library, cioè quelle degli animali, quelle dei cartoni, quelle della pesca, e poi ho le mie lancettine per i miei orologi. Allora, supponiamo di utilizzare quella degli animali piuttosto che quella dei cartoni. Quella dei cartoni c'è questa finestrina di ricerca dove io posso andare a mettere, per esempio, Spawn, e mi fa vedere tutti i disegni che cominciano per SPO, quindi SpongeBob in questo caso, oppure voglio ritornare, voglio cercare Alvin, faccio Alvin e mi vengono le. Diciamo i disegni memorizzati nell'Art Library che iniziano per AL. Allora, questa è la, diciamo, novità che vi stavo dicendo prima. Grossa novità, non molto. Vabbè, andiamo a vedere anche però cosa c'è stato di oltre a queste due cose che abbiamo visto, di cui una non è nemmeno menzionata, quella della traduzione. Andiamo sul sito ufficiale di Lightburn e vediamo che questi sono i cambiamenti in vigore dalla 1.4.02 beta, che è quella che ho scaricato io. Abbiamo l'Art Library Search Function, che non è altro che le funzioni di ricerca degli disegni all'interno delle Art Library. Faccio più a farvelo vedere prima che a dirvelo. Poi ci sono una miriade di bug fix. Bug fix sono, per chi non è molto, diciamo, dentro i termini tecnici degli informatici, bug fix vuol dire un insetto che abbiamo fermato lì, cioè praticamente un errore di versioni precedenti che vengono poi sistemate con le versioni successive. In altri casi si potrebbe chiamare anche patch toppa, cioè facciamo una toppa perché siamo accorti che qualcosa è sbagliato. Secondo me questa è più una toppa che una nuova release, ma lasciamo perdere. Vedete che ci sono alcune che sono a livello proprio di Lightburn, altre che sono a livello di singolo controller, singola macchina, eccetera, eccetera. Per esempio, qui parla del Thunder 1 GB controller, che non so nemmeno cosa sia, qui parla di Ruida e così via. Ci sono alcune cose che coinvolgono invece Lightburn vero e proprio, come in questo caso abbiamo un incremento
della precisione delle operazioni booleane, che sono passate, erano da un 125esimo di millimetro, quindi la tolleranza nella precisione, a un 4096esimo di millimetro, cioè ho dovuto studiarci 10 minuti per dire questo numero. Poi ci sono appunto alcune altre, per esempio il door protect della Galvo, quindi riguardano le Galvo e così via, quindi hanno messo insieme un po' di correzioni da fare a questo e a quello. Conclusione, conclusione barra consiglio, avete la licenza in corso ancora valida? Perfetto, la potete scaricare tranquillamente, avete quella funzione in più. Non ce l'avete? È scaduta? Vale la pena scaricare questa versione? Secondo me non proprio, a meno che non vogliate utilizzare il tastierino LBK, il telecomando, quello che volete. Vi metto sopra il video di presentazione del tastierino per farvi vedere come funziona e come interagisce. Perché per il tastierino abbiamo bisogno della versione 1.401 o successive, per cui dalla 1.401 anche la 1.402 va bene, ma se non avete intenzione di rinnovare la licenza e non vi interessa il tastierino, aspettiamo magari che Lightburn ci dia qualcosa di un pochino più importante per riandarli a finanziare con un rinnovo di licenza. Questo è quello che effettivamente penso, e come sapete sono sempre sincero quando dico le cose. Non ho nessun tornaconto, non reclamizzo Lightburn, lo ritengo solo un ottimo prodotto, però ecco, qui mi aspettavo forse, facciamo più la figura a fare una patch che non a fare una nuova release, per metterci proprio una stupidaggine che ci ha messo Jason, ci avrà messo 3 minuti a creare una ricerca dentro un art library. Per cui, vabbè, vedete voi. Io adesso vi saluto, vi chiedo un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale, campanellina, tutte quelle cose che ormai non metto più nemmeno il banner perché tanto le sapete, e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.